tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia Oscar. Per poterla realizzare io ho lavorato insieme due filati che sono il Big Ball della BBB e il fascinetto della Mistrico, e questo è il risultato, lo adoro. In descrizione, come sempre, vi lascerò sia il link che vi porta al Big Ball sia il link che vi porta al fascinetto, perché oltre a questa combinazione colori ne potete fare anche altre molto carine e diverse tra loro. Potete abbinare il rosso sul rosso, guardate qui che meraviglia, oppure potete abbinare, e in questo caso il grigio fascinator con il grigio del Big Ball. Inoltre c'è anche il fascinator nero che potreste abbinare al Big Ball grigio scuro, quindi vi potete veramente sbizzarrire per fare la combinazione colori che più vi piace. Parliamo un attimo del quantitativo. Allora, io ho lavorato con un cento del 5,5 e ho utilizzato un solo gomitolone che è da 250 grammi del Big Ball e due gomitoli del fascinator. Per una taglia M vi consiglio due gomitoli del Big Ball e due gomitoli del fascinator, mentre se siete una taglia L e XL vi consiglio sempre due gomitoli del Big Ball ma tre gomitoli del fascinator. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima perché sono quattro giri che vanno sempre ripetuti. E io ho deciso di fare un punto abbastanza forato perché voglio poter indossare questa maglia sia in inverno con sotto un lupetto, sia quando si inizia a fare la bella stagione, quindi in primavera con sotto un top come lo sto indossando in questo momento, quindi perfetto per uscire la sera. Un'altra cosa, la lavorazione come vedete è semplice, e queste maniche che vedete qui un po' a sbuffo le ho create facendo due strisce di catenelle da 60 catenelle, sì sono 60, però mi raccomando taglia M e taglia L fatele un po' più grandi, che poi ho fatto passare per i fori per poter stringere la lavorazione in modo tale da dare questo effetto un po' stile Maria Vittoria, ma Maria Antonietta, che sì, quindi un po' stile francese che mi piace molto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di lavorare insieme due filati che sono il fascinator e il Big Ball della BBB, mentre il fascinator è della Mistrico. Io utilizzerò insieme il bianco insieme al filato dorato, ma qui vi ho messo altre composizioni. Sul sito però vedete che del Big Ball c'è anche un grigio scuro che lo vedrei perfetto con il fascinator nero, o potete anche invertire in questa maniera, anche questo verrebbe molto carino, oppure perché no, anche un rosso e il dorato, oppure un e un bianco e un rosso, vi potete veramente sbizzarrire. Io però, come vi ho detto, ho preferito fare l'abbinamento bianco oro. Allora vi dico già, sposto tutto questo, eccoci, che qui vi farò vedere un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 20 catenelle, di 10 catenelle, quindi mi raccomando, io vi dico che nella mia maglia, lavorando con l'uncinetto del 5,5, sono andata a montare 120 catenelle, che vanno bene appunto per una taglia S e mi permettono di avere una circonferenza di circa 84 centimetri. Ora, per le taglie più grandi, io vi consiglio di non fare troppi aumenti, nel senso taglia M andate ad aumentare soltanto di due motivi, quindi di 20 catenelle. Questo perché 10 catenelle sono già un buon numero di catenelle, e in più stiamo lavorando con un uncinetto grande, quindi vi consiglio questo: andate a montare per una taglia M solamente due motivi in più, quattro motivi in più per una taglia L. Questo naturalmente se lavorate con un filato come il mio, quindi unendo due filati, oppure con un filato che si lavora col 5,5. In caso contrario, come sempre, il mio suggerimento è quello di basarvi sul numero del multiplo, quindi 10 catenelle, e di andare a mettere tante catenelle fino ad raggiungere la circonferenza o del seno dei fianchi a seconda di quello che avete più grande, e poi iniziare a lavorare. Quindi, detto ciò, ripeto, io ho montato 120 catenelle e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare di nuovo una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta.
e vado a fare questo per tutto il giro, quindi 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle, entro nella quinta, vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, scusate, mi devo tirare un po' di filo altrimenti litigo, ok, 2 catenelle, 1, 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e di nuovo vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Continuo a fare questo per tutto il giro. Attenzione, quando terminate il giro, per essere sicuri di aver fatto bene, vi dovete trovare un numero pari di ventaglio. Questo lo chiamo ventaglio, quindi un numero pari. Se vi trovate un numero dispari non va bene, dovete avere un numero pari. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto sul del ventaglio successivo e vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione, ricomincio da capo, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nel ventaglio successivo e vado a fare 5 maglie alte, 1, scusate il filo sempre, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, scusate, una catenella e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Vado a terminare il secondo giro facendo sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella. A questo punto andiamo a fare il terzo giro. Con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto della catenella del ventaglio, ma questa volta vado a fare solo 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, vado nel ventaglio successivo e realizzo il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado nell'archetto del ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado a ripetere questo per tutto il giro. Per terminare il terzo giro vado nel primo ventaglio, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella che qui era la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto e ultimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, 1,
rientro 2. Catenella di separazione, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nel ventaglio successivo e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, ventaglio successivo, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, catenella di separazione, archetto successivo, vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi vado a fare questo per tutto il quarto giro. Vedete, alterno sempre ventaglio e 5 maglie alte. Per terminare il nostro quarto e ultimo giro, vado, prendo, faccio la catenella di separazione, prendo il filo, rientro nel primo archetto del giro e vado a fare 2 maglie alte. 1, 2 e vado a chiudere facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. A questo punto si ricomincia col primo giro, ve lo faccio vedere visto che abbiamo una base diversa. Andiamo a fare il nostro ventaglio, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado alla terza delle mie 5 maglie alte, vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi questi sono i 4 giri che dovremo sempre andare a fare. Vedete che quindi avremo la lavorazione alternata. Ve la faccio vedere meglio nella lavorazione che sto facendo della maglia. Ecco qui, qui si nota benissimo, guardate che meraviglia questo punto, molto forato, quindi perfetta per quelle maglie da mettere, iniziare a mettere in, quando le temperature si alzano, con sotto un bel top o un bel lupetto leggero, quindi molto fine, molto elegante, mi piace soprattutto, guardate che bello. Comunque questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Io adesso sto continuando a fare la maglia, quindi vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare per arrivare agli scalfi e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti dalla parte dietro. Allora, ho terminato di lavorare il sotto della maglia, ho ripetuto i 4 giri per 7 volte e per me come lunghezza va più che bene, e a questo punto sono andata a mettere i marca punti. Per mettere i marca punti io sono andata a contare i miei gruppi di 5 maglie alte, questo è l'ultimo giro, e io ne ho messi 6 dietro e 6 avanti, andando a mettere il marca punti nel ventaglio che mi separa l'ultimo gruppo e l'ultimo dietro, e qui il primo gruppo avanti e il primo gruppo dietro. Naturalmente se avete un numero dispari, io ne ho 12, ma caso mai voi ne avete 13, quello in più va sempre messo sul davanti, perché vi ricordo che noi davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più, mettendo il motivo in più davanti questo non succede. Quindi adesso io andrò a ripetere sempre gli stessi 4 giri, però andremo a lavorare in giri di andata e ritorno e non più in giri di tutto tondo, quindi vi faccio vedere appunto come si trasformano questi giri. Vado a fare il primo giro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi ventaglio nel ventaglio, 2 catenelle, 1, 2, ventaglio all'interno della terza catenella, della terza maglia alta, quindi maglia alta, catenella, ventaglio e maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo e procedo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come andare a fare poi il secondo giro. Sto terminando il primo giro, vado a fare quindi le 2 catenelle, entro dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, vado a fare una maglia alta.
ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella di separazione e nell'archetto del ventaglio successivo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, ricomincio con le 5 maglie alte. Quindi continuo normalmente così per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi a fare il terzo giro. Ho fatto le 5 maglie alte e la catenella di separazione, salto le 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta. E abbiamo terminato così il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entriamo nella terza delle 2 maglie alte e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi scusate, 2 catenelle di separazione, vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, di nuovo ventaglio dove ho la terza maglia alta. Continuo quindi così per tutto il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto e ultimo giro. Quindi stiamo facendo esattamente la stessa lavorazione di prima, perché oggi mi dimentico di fare la catenella, 2 catenelle di separazione. Dicevo, vi faccio vedere appunto come terminare anche il terzo, iniziare poi il quarto e ultimo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, quindi salto la catenella, entro nella terza che qui aveva sempre la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. E rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nel ventaglio successivo e vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E si ricomincia da capo, catenella di separazione, ventaglio successivo, andiamo a fare il ventaglio, catenella di separazione, archetto successivo, andiamo a fare le nostre 5 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il nostro quarto e ultimo giro. Vi farò vedere naturalmente come terminare, come riniziare poi a fare il primo giro, poi vi dirò quante volte ho ripetuto i 4 giri sia avanti che dietro per arrivare allo scollo, scusi, quindi alle spalle. Quindi sto terminando il quarto giro, ho fatto il ventaglio e la catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi ci giriamo e ricominciamo a fare il primo giro. Quindi andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e poi andiamo a fare il ventaglio sopra ogni ventaglio e ventaglio sopra ogni terza maglia alta del gruppo di 5. Quindi veramente semplicissimo e naturalmente il giro terminerà facendo una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Bene, questi sono i giri che io devo andare a ripetere fino ad arrivare alle spalle, poi farò la stessa cosa dietro e cucirò le spalle. Una volta fatto ciò poi inizierò a fare le maniche. Io naturalmente, come vi ho detto, vi dirò quante volte sono andata a ripetere il mio giro, i miei 4 giri. Allora,
Allora, io ho fatto il mio parte avanti, le parti dietro. Vi dico che io i 4 giri li ho ripetuti 2 volte, solo che gli ultimi 2 giri sono andata a ripeterli solo su 2 motivi, 1 e 2, metà, 1 e mezzo, diciamo, a destra e a sinistra. Questo per avere lo scollo più quadrato, ma dietro invece ho lavorato i giri, 4 giri andando a destra e a sinistra senza fare alcun tipo di scollo. Vi ripeto, ho fatto solo gli ultimi 2 giri facendo appunto, lavorando solo su 2 pezzi separatamente in modo da avere lo scollo quadrato. Mi raccomando, taglia M, secondo me dovete andare a fare almeno 2 motivi e altri 2 giri, quindi i primi 2 del terzo motivo, e quei primi 2 giri li fate appunto soltanto di lato, solo sui primi 2 motivi, un motivo e mezzo, sia a destra che a sinistra. Taglia L, taglia XL invece andate a fare 3 motivi pieni, però gli ultimi 2 giri del 3 motivi li fate appunto soltanto su una parte destra e sulla parte sinistra, per avere, quindi lavorandoli separatamente sul davanti, in modo da avere lo scollo quadrato. Dietro invece stesso numero di giri, ma si lavora senza appunto fare separazioni. Io ho già iniziato a fare la manica perché volevo vedere come veniva. Lavoreremo con lo stesso punto, lavorerò sempre con un centro al 5,5 e lavoreremo in tondo, quindi vi faccio vedere come andare a iniziare la nostra lavorazione. Quindi mi aggancio sotto dove ho lasciato il mio archetto libero, quindi il mio ventaglio libero, scusate, e vado a fare il primo giro. Quindi di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi vado a fare 3 catenelle fermando il filo, che sono la mia prima maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e vado a procedere lavorando sempre i miei ventagli. Attenzione, ricordate che dovete avere un numero pari di ventagli a fine giro. Io naturalmente vi dirò quanti ne ho, questo perché per poter fare il nostro motivo abbiamo appunto bisogno di un numero pari di ventagli. Quindi mi raccomando, quando andate a fare il giro e distanziate i vari ventagli separati da 2 catenelle, fate attenzione e fate in modo di avere appunto un numero pari di ventagli. Quindi se dovete stringere, se dovete allargare un po', attenzione a questo. Quindi ho procedo a lavorare, vi dirò alla fine quanti ventagli ho. Allora, io sto terminando il primo giro e in totale io ho fatto 10 ventagli. Mi raccomando, se vedete che la lavorazione vi stringe, andate a fare 12 ventagli, quindi aumentate di un ventaglio, non fate in modo che lo scalfo si stringa, altrimenti poi la manica vi viene troppo stretta. Stessa cosa se siete taglie più grandi, mi raccomando, fate in modo che comunque il numero dei ventagli non vi vada a stringere la lavorazione. Quindi io poi termino normalmente come abbiamo sempre fatto per lavorare in tondo la maglia e ripartiamo quindi dal secondo giro. No, io adesso continuerò a lavorare le maglie e le maniche, scusate, e vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i 4 giri. Ho terminato le 2 maniche, ho ripetuto i 4 giri per 7 volte e vi dico anche che io alla fine sono andata a fare 2 strisce di 60 catenelle, 1 e 2, che ho fatto passare nel primo giro dell'ultimo motivo. Questo mi servirà a stringere la manica quando la metto al polso e fare quindi l'effetto un po' bonton delle maniche. Mi piace molto questo effetto, io quindi lo andrò a stringere facendo il fiocchetto. Naturalmente per i tagli più grandi vi consiglio di fare la striscia di catenelle più grande, tipo mettete almeno 70-80 catenelle, a seconda poi se volete fare il fiocco o il naturalmente il nodo. Quindi ripeto, io ho fatto le maniche, le ho fatte ripetendo i 4 giri per 7 volte, poi ho fatto queste 2 strisce di catenelle che ho fatto passare nel primo giro dell'ultimo motivo, quindi entrando tra i vari archetti, per poter stringere la lavorazione. Detto ciò, anche questa maglia è terminata.